È domenica, sono le 10 del mattino. Siamo a Scampia con l'assessore Nicolo Dati. La nostra meta è il campo Rom. Un incontro informale per capire i problemi e per progettare le possibili soluzioni insieme a chi vive il quartiere e ci lavora giorno per giorno. Un incontro a fari spenti, anzi, a telecamere spente. Quando siamo entrati nel campo Rom di Scampia abbiamo deciso di chiudere le telecamere perché non vogliamo mostrare il campo per fare della propaganda, ma affrontare il problema di questo campo, affrontare il problema complessivamente della popolazione Rom, quasi 1000 persone che ormai è residente stanziale di Scampia, e vedere con loro anche come costruire migliori condizioni abitative, residenziali, sociali, per il tempo libero e per le attività produttive. E questo è l'incontro che abbiamo fatto questa mattina, un incontro con una parte della popolazione, con esperienze associative che operano sul territorio, una chiacchierata molto produttiva per affrontare i problemi, quelli quotidiani, quelli legati all'emergenza quotidiana, dalla raccolta dei rifiuti naturalmente fino alla manutenzione del campo, quelli più strutturali che sono quelli di trasferimento di quest'area da zona che in questo momento è una zona di degrado ad una zona invece dove si può vivere bene con case nuove, si può vivere bene con strade, si può vivere bene con spazi da dedicare alla produzione, anche per esempio alla filiera della produzione agricola, alimentare o artigianale, con spazi da dedicare al tempo libero e alla produzione culturale. Questo è un obiettivo che dobbiamo porci per una città che vogliamo sia una città a dimensione di uomo e di donna per tutti quanti, quindi per chi è nato qui, per chi è nato in altre aree del pianeta e ha deciso di vivere qui. Grazie.